schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mil che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto il glitch dei soldi da fare da soli ragazzi, con qualche chiarimento perché ho visto tanti video e nessuno ha chiarito le idee a nessuno. Quindi ragazzi, qui per voi c'è Maxi Milk che vi chiarisce le idee. Allora, prima cosa ragazzi, non servono 200 garage per fare questo glitch, ma basta solamente un garage. Allora, la cosa fondamentale per la perfetta riuscita del glitch ragazzi è che non abbiate comprato il Terror Byte, perché se comprate il Terror Byte vi metterà un quinto piano supplementare e quindi per fare questo glitch avete meno possibilità di riuscita. Allora, chi lo ha pubblicato? Lo ha pubblicato questa mattina verso le 5 e ovviamente non aveva in cantiere che sarebbe uscito un altro piano del garage. Quindi passiamo al glitch ragazzi. Allora, in primis io lo sto facendo nel B2 e ho le mie auto da duplicare. Avete visto, ci sono 3 LG Retro Custom più tutte LG RH8. E che cosa dobbiamo fare ragazzi? Dobbiamo richiedere un'attività che sia di Gerald, Simeon, Martin o chi cazzo sia. Quando abbiamo richiesto l'attività, andremo a selezionare l'attività, ci avvicineremo alla porta in maniera tale da far uscire il menu interazione e entreremo e velocemente usciremo dalla missione e faremo X su, X per uscire, X su due volte di fila ragazzi. Dopo che abbiamo fatto la prima X per uscire, dobbiamo fare X su velocemente ragazzi. Se avrete il radar buggato, cioè che non avete il radar, sarà andato tutto bene e potrete scambiare l'auto che volete duplicare con una LG RH8 che si trova all'interno dello stesso garage. Quindi andiamo a verificare che non serve un altro garage. Allora ragazzi, io sono stato parecchio tempo a provare senza che nessuno mi dicesse che il Terror Byte fosse quello il fattore che buggava il glitch. In pratica ragazzi, io non dico che non potete riuscirci, però se avete il Terror Byte non so se dovrete fare una, due, tre volte la freccia su. Se non avete comprato il Terror Byte, come non l'ho comprato io, il glitch vi riuscirà semplicissimo, alla prima botta ragazzi vi riuscirà. Però giustamente io ho visto tante persone che hanno semplicemente copiato il glitch un po' alla maniera loro, senza capirlo il glitch. Perché il glitch ragazzi, prima di copiarlo, di editarlo e di metterlo su YouTube per 4 visual, bisogna anche capire come funziona il glitch. Non bisogna solamente girare il glitch e se ci riesce la prima volta il glitch ha funzionato, bella così, perfetto, sti cazzi se gli altri non ci riescono, io il video l'ho fatto. No ragazzi, non è così, non funziona così ragazzi. E quindi io ho fatto svariate prove e ho cercato di capire il perché non funzionasse ragazzi, e il perché nell'altro mio profilo era il Terror Byte ragazzi, perché giustamente hanno aggiunto un quinto garage e giustamente il glitch, quando è uscito, chi ha fatto uscire il glitch questa mattina non ha messo in cantiere che oggi sarebbe potuto uscire un altro garage, o meglio il veicolo speciale che sarebbe andato a finire in questo nuovo livello, il livello 5 ragazzi. Come vedete qui abbiamo fatto la duplicazione, io sono rientrato in garage e ho sostituito con una LG RH8 normale e abbiamo fatto la duplicazione. Allora vi dico una cosa ragazzi, prima che qualcuno lo butti fuori, italiani, questo glitch si può fare anche in maniera massiva,
o meglio 5 auto alla volta. Non lo faccio vedere nel video. Qui ragazzi vado a ritentare e siccome non sono abbastanza veloce il glitch fallisce. Come dicevo, si può fare 5 auto alla volta, basterà avere un amico in sessione, invitarlo nel vostro nightclub, nel vostro garage e lasciarlo rimanere lì, ma non serve secondo me duplicare 5 auto alla volta perché non ha senso, questo ve lo posso garantire ragazzi. Quindi se vi fallisce come ha fallito a me, ritornate nel garage in cui avete l'auto che volete duplicare, come nel mio caso io sono ritornato nel 2, riaprite la missione. Quando siete nel menu della missione uscite in fretta, X, freccia su, molto velocemente ragazzi, freccia su, e automaticamente vi si buggerà. A questo punto vi dirigete verso il pallino azzurro finché sarete buggati, non rimanete troppo tempo a zonzo per il garage senza radar perché altrimenti vi si sbuggerà, e scambiate l'auto. Come avete visto non è cambiato nulla, però in realtà le auto sono cambiate. Io prendo questa che per il gioco è una LG RH8 normale, quella che è dietro a questa è una LG Retro Custom. Esco fuori, chiamo il centro operativo e vado a fare la stessa cosa di prima ragazzi. Nel centro operativo io ho una LG RH8, però anche se non la vede non fa nulla. Allora ragazzi, ho voluto fare maggiore chiarezza perché come ho già detto non mi sembra che ci sia stata molta chiarezza riguardo a questo glitch. Hanno pubblicato chi più chi meno alla loro maniera, ok? E io sono del parere che se si fa un glitch ragazzi bisogna farlo bene, altrimenti non lo facciamo per niente. E ci ho messo un pochino di tempo per portarlo e per capirlo questo glitch, perché per poterlo spiegare ragazzi a voi utenti l'importante è capire. Se io per primo non capisco come funziona il glitch e dico sì ok mi è riuscito sti cazzi, però può essere semplicemente una botta di culo ragazzi, e a me sinceramente di portare una botta di culo non mi va, e ho preferito farvelo vedere anche due volte il glitch ragazzi. E vi sto anche spiegando che se non siete abbastanza veloci nel fare freccia su, X freccia su, diciamo che il glitch non riesce. Non dovete farlo insieme, X freccia su insieme, no, premete la prima volta X per uscire dalla missione, subito dopo X freccia su, X freccia su immediatamente ragazzi, dovete essere rapidissimi, perché se non siete rapidi vi succede come il mio secondo tentativo, che vi ritrovate nell'altro garage e non avrete il bug. Come avete potuto vedere io l'ho fatto due volte di fila ragazzi il glitch funziona perfettamente, quindi ve lo dico. L'importante ragazzi che non abbiate comprato il Terror Byte. Allora, io non so se funziona anche con chi ha il Terror Byte, però se funziona ragazzi avrete un po' più di difficoltà. Io nel mio primo profilo ho il Terror Byte, ci ho provato svariate volte e non mi è riuscito. Ho provato, riprovato, sono stato la bellezza di 2 ore a provare, ma non perché sono incapace, perché non riuscivo a capire qual era il problema. Ho cambiato profilo, ho comprato il nightclub, non ho comprato il Terror Byte, ho provato a vedere se quello fosse il problema ed effettivamente è quello il problema ragazzi. Quindi detto questo, spero di avervi chiarito un tantino più le idee riguardo al glitch, e detto questo ragazzi non ho nient'altro da aggiungere. Ora posso dire sì, il glitch è facile, ma perché comunque ho tentato di spiegarvelo in maniera dettagliata e semplificata ragazzi, non in maniera alla carlona, perché comunque i video alla carlona non si fanno, io so di questo parere. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.